Footbox. 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 Siamo alla fiera di Lanciano nel nostro tour per conoscere le aziende che espongono qui nella fiera frentana e siamo con il signor Walter Circarone della Salci SAS di Vasto. Grandi novità in questa fiera, signor Circarone, tra l'altro il ritorno in presenza come una volta dopo 2 anni di pandemia, si torna ad esporre davvero come si faceva fino a qualche anno fa. Finalmente speriamo che torniamo veramente nella normalità e che invito tutti a ritornare sulla positività soprattutto. Niente, noi quello che presentiamo è qui la vangatrice che naturalmente possono visitare tutti sul mio sito, che è la Salci www.salci.eu. Che cos'è questa vangatrice? È una vangatrice per l'agricoltura, per la serra, piccoli lotti di terreni, tranquillamente zappare anche 300-400 metri con facilità, anche una persona, anche donna, perché ha una leva che naturalmente ha uno sforzo fisico molto ridotto, anziché una solita cosa. È stata una delle prime novità che abbiamo lanciato come settore della salce, perché prima producevamo dei pezzi per la Honda, facevamo i pezzi per la motociclette, queste cose qua, le produzioni, mi sono ritrovato con un sacco di attrezzi, la Honda poi ha fatto la sua decisione di che cosa fare, ci siamo orientati verso il nostro prodotto e abbiamo cominciato a produrre degli attrezzi, tornando naturalmente verso l'agricoltura, verso le cose naturali, perché è una vita che facciamo anche cose. Tornare all'agricoltura di una volta, alla però tradizione, con la tecnologia di oggi. Però con la tecnologia di oggi, infatti non dormiamo la notte per cercare di portare a termine qualche attrezzo di grande soddisfazione, soprattutto da parte nostra. Allora, questo è una delle novità, vogliamo parlare di qualche altra novità? L'altra novità è questa qua, la saltatrice manuale. Anziché adoperare sempre la solita zappa che uno comune conosce, tutti conoscono, che la zappa bisogna farlo sempre con uno sforzo fisico, alzare, farlo entrare, alzare, farlo entrare, mentre con questo basta solo tirare in avanti, fa una media di 50-60 centimetri con un pochissimo sforzo fisico soprattutto e ha un risultato molto superiore a una zappa naturalmente. Questa è la nostra saltatrice che portiamo sempre in piedi. Abbiamo già dei grossi rivenditori tipo Avellino, Amiglianico, Teramo, L'Aquila, che già gli stiamo fornendo delle produzioni nostre. Parliamo di numeri, anche 500 pezzi alla volta. E quindi sono buoni numeri che sono destinati a crescere? Sono destinati a crescere anche perché è un prodotto che non conosce la gente, si deve imparare a fargli conoscere, diciamo, le nostre attrezzature. Questo, diciamo, è un altro attrezzo. Poi abbiamo il livellatore, che è un altro attrezzo nostro, che serve per interrare i terreni sui prati, rimettere la ghiaia sulle strade, allisciare il cemento a casa, si può adoperare specialmente sulla riviera, sulla sabbia, perché quando si vuole dire riesce anche a restringere le impurità e cicche di sigarette tutti insieme e livella il terreno, come possono sempre vedere. Da utilizzare anche e soprattutto in estate, ma non so. Ma sì, è un attrezzo che si può adoperare in tutto, ma soprattutto al mare, che hanno i centri balneari, che conoscono sempre il solito rastrello, che comunque, anche se lo lascia di piano, ma comunque lascia le cicche che gli passa in mezzo, mentre questo lo restringe e poi lo puoi riprendere tranquillamente da cosa. Lei giustamente è... La vostra azienda puntate molto sull'online, sul sito, dove ovviamente i vostri clienti possono vedere i prodotti che voi avete. Siamo abbastanza presenti, vendiamo molto su internet, tipo la vangatrice, sarchiatrice e altre attrici. Una delle ultime innovazioni che abbiamo riportato a costo è la nostra stufetta pirolitica, un sistema di autocombustione, praticamente non fa fumo, non serve la corrente, va a pellet, circa 1,5 kg, 2 kg di pellet alla volta, con un'autonomia di circa 2 ore, 2 ore e mezza, può essere adoperato come riscaldamento, però deve avere una capacità di grandezza almeno di 60-70 metri quadri per una sicurezza, essendo che produce una leggera parte di CO2 verso la fine del consumo della pelle. Questa è una stufetta innovativa? È una stufetta innovativa, è l'ultima che abbiamo fatto, questo l'abbiamo cominciato a produrre nel mese di settembre-ottobre. Stiamo ancora in fase di sperimentazione, però qualche amico già l'ha cominciato a provare, che ci sta facendo da cucinare, ci cucina,
ci si riscalda naturalmente. E questo qua, la mamma, siccome ha 70 anni, praticamente ci cuoce i legumi, ci fa un po' di tutto. Di multiuso. È un multiuso, sì, ma soprattutto è una cosa molto economica. Bastano circa 2 euro al giorno, 2-3 euro al giorno che ci riscaldi la casa, ci puoi cucinare in contemporanea, perché comunque fuori esce una fiamma che possiamo far sempre vedere al cliente. Cosa non da poco in un periodo in cui i consumi sono... Io l'ho definita un anti blackout, perché se in caso di blackout purtroppo è l'unica soluzione che ci può salvare dal calore, da farci da mangiare e anche dalla luce, perché se non abbiamo la luce stessa che fuoriesce dalla nostra soffitta praticamente produce anche la luce. Per chiudere, signor Walter, da quella parte abbiamo un'altra novità. Sì, allora rifacciamo sempre attrezzi che si usava una volta in maniera molto artigianale, praticamente anche le fornacelle per fare gli spedini o fornacelle anche per fare l'arrosto di quelli grandi. Ho riprodotto la coppa che si usava una volta, che si faceva il famoso arrosto sotto la coppa, anche con una piastra di mattoni rifrettari praticamente, che uno può portare anche in montagna, al mare, dove vuole, e ci si fa il bel arrosto tranquillamente anche al mare. Poi il nostro forte sono le protezioni di sicurezza che adoperiamo per le abitazioni, visto che si ruba, si aprono le case con facilità, noi forniamo delle protezioni di sicurezza con delle chiavi di sicurezza, naturalmente con chiavi mappate di una certa cosa. Possiamo fare da una chiave, cioè anche 10 protezioni con una sola chiave. Per chiudere, signor Walter, vogliamo ricordare l'indirizzo internet della vostra azienda, della Salci S.A.S. di Vasto? Certo, la ricordiamo. Allora, la Salci è www.salci.eu per quanto riguarda i visitatori cose. E poi basta chiedere bancatrice manuale, esco io, chiedere sarchiatrice manuale su internet, comunque esco sempre io. E mo prossimamente dovrei uscire anche con la stufetta pirolitica, che dovrei ancora regolarizzarla. Vostra azienda che si trova a Basso? Ad Abbasso, via Colli 11.